de Europa League. Che peccato che la Juve sia uscita, perché non abbiamo più squadre italiane che sono in Europa. Così è brutto per il nostro calcio e così, perché non è una bella cosa non avere squadre italiane. Dobbiamo secondo me rinforzarle, sperando che un altro anno faremo una bella figura, cosa che purtroppo non abbiamo fatto quest'anno. Il mio Milan è uscito. La Fiorentina non c'era. Le altre sono uscite e quindi non è rimasto più nessuno. E così è andata quest'anno. Purtroppo è così. Per il resto, come campionato e tutto, credo che sia tutto deciso, ormai la Juve ha vinto, ma spero che il nostro Milan riesca a guadagnare almeno l'Europa League. Mi auguro che sia un ottimo finale di stagione e mi augurerei soprattutto di riuscire a vincere il derby, anche se il derby è una partita complicata e lo vedo molto dura per noi milanisti. Cosa ne pensate? Non lo so, ma veramente la vedo dura, insomma. Per il resto, sulla polemica di Pelù, sono d'accordo con Pelù, perché Renzi, quel fatto degli 80 euro è solo una propaganda perché vuole vincere anche le europee. E quindi darei ragione a Pelù sostanzialmente su quello che ha detto. Secondo me ha pienamente ragione, quindi bravo Pelù, ha conquistato 2 punti di merito. Non so voi come la pensiate voi di YouTube, ma io sono d'accordo. Perché è tutta una strategia perché vuole vincere le europee, ma secondo me non le vince. Secondo me vince Grillo. E quindi praticamente secondo me vincerà Grillo e tipo per Grillo, perché Renzi è un bambino che non sa. Promette, promette e poi non mantiene niente, come tutti gli altri. Tornando a parlare anche di calcio, mi sento di dire che secondo me a vincere la Coppa Italia, vince la Fiorentina, direi più favorita rispetto al Napoli, ma secondo me. Poi il campo magari può dire anche un'altra cosa. Comunque, qui il tempo a Montegrotto è sempre brutto e così purtroppo vanno le giornate. Per il resto vi saluto tutti, vi mando un grosso abbraccio, il vostro Samuele. E spero di vedere un bel Milan che mi vinca il derby. E forza Milan. E ci risentiamo al prossimo video. Ciao ciao!